Va bene anche per me, per le 22 devo andare al lavoro, quindi va bene così, dai. E siamo online. Buongiorno e benvenuti a tutti quelli che ci stanno vedendo e anche a chi poi visualizzerà il video in seguito sul canale di YouTube. Innanzitutto sono molto contento del responso che sta avendo questo piccolo progetto, delle domande che ci avete fatto durante i video precedenti. E anche, insomma, del fatto che mi abbiate chiesto la possibilità di altri incontri, alcuni mi hanno anche dato delle idee, c'era gente che continuava a chiedermi quando sarà la prossima volta, allora quindi sono molto contento di tutto ciò. Uno lo conosce anche te, Marco, era Giorgio, che è un entusiasta di questa cosa, mi ha martellato perché voleva il prossimo appuntamento con te. Quindi sei piaciuto. Eccolo qua che saluta. Piacere. Ciao Ciao. Giorgio. Subito, preciso, eccolo lì. Bene, bene, bene. Ah, boh, già 5, 6 ospiti. Beh. Io pensavo che, dato lo scarso preavviso, non avremmo avuto quasi nessuno, invece già sta arrivando gente che ci guarda. Bene, benvenuti a tutti quanti. Allora, Marco non ha bisogno di introduzioni, perché guardatelo, è bello come il sole, simpaticissimo, però. L'abbiamo già visto la volta precedente, quando ci ha parlato di tutto. Gli ho chiesto in pratica quasi tutto quello che concerneva la vita militare dei combattenti nel Medioevo. Comunque, lo ripetiamo, Marco è un'autorità in campo storico in Italia, ha lavorato per numerosi musei, ha fatto varie pubblicazioni, numerose poi anche con collaborazioni, ha collaborato col Museo Stibert, col Bargello di Firenze, con l'Armeria Reale di Torino e attualmente ti possiamo trovare al Castello di Brescia, ok? E ricordiamo tra l'altro che ha lanciato un progetto che permette in maniera virtuale di visitare il museo e che è molto interessante. Anche se ti devo dire, le prossime volte che farai delle riprese, togliti quell'impermeabile che ti faceva tanto psicopatico serial killer, per piacere. In mezzo alle armi non è rassicurante. Beh, abbiamo anche Antonio De Zio stasera, grande, cioè un capitano, Ciao. solo un capitano, grande capitano. Va bene, Antonio lo conosci anche te, no? Certo, anzi, ciao Antonio. Mi fa piacerissima che ci sia anche Antonio questa sera. Va bene, allora, già così abbiamo tantissima carne al fuoco. Stasera parliamo dei tornei. Abbiamo parlato di quello che concerneva vari aspetti della vita militare dei combattenti nel Medioevo, però abbiamo tralasciato un aspetto fondamentale, i tornei, ok? Allora, c'è tante cose da dire. Cosa volevano dire i tornei per queste persone? Come si sono evoluti? Andiamo un po' dal principio. Poi, come ti ho detto, a me interessa approdare a quella che era la situazione in Italia nel periodo storico che rievoca la mia compagnia, nel 1400. Però cerchiamo di andare. Come nascono i tornei? Perché io mi sono sempre fatto l'idea che è un po' come i romani che inventavano dei giochi per tenere allenati i soldati, da cui poi sono derivati anche alcuni degli sport attuali, magari i tornei fossero una cosa simile. Hanno una derivazione da quella che era la tradizione romana oppure non c'entrano assolutamente niente? Allora, no, non c'entrano assolutamente niente con i giochi romani, anche perché i giochi romani, ricordiamo, non erano fatti da persone libere. Quindi è tutta un'altra società che li organizza, è tutta un'altra figura sociale che li combatte, quindi non hanno assolutamente attinenza e non la possono avere, anche perché il gioco romano è intriso di paganesimo e invece c'è il torneo, poi lo vedremo se volete, è anche un po' una risposta cristiana alla dilagante violenza medievale. Ok. Bisogna fare comunque una premessa, come avevamo fatto l'altra volta, sempre la stessa sostanzialmente, quella che gli storici chiamano il particolarismo medievale, cioè non tutti i tornei sono uguali, non sono uguali all'interno della stessa epoca, sono diversi per aree geografiche e a ogni epoca cambiano pelle.
in qualche modo. Yeah, e yeah. Cambiamo pelle, dicevamo, accennavo prima, perché è un fenomeno sostanzialmente sociale, no? Quindi cambia la società e cambia anche il concetto di torneo e quindi il modo di fare torneo. Come ricordavi tu la volta precedente, con il Medioevo parliamo generalmente, convenzionalmente, di 1000 anni di storia, e all'interno di questi 1000 anni di storia il torneo ne occupa più o meno 400-450 di anni, no? Quindi è anche un aspetto di un Medioevo, la seconda parte, dal basso Medioevo alla fine del Medioevo. Però il torneo è una storia che è viva ancora nel 500, si perpetra nel 600, addirittura gli ultimi revival di torneo vero organizzato da nobili, cioè un concetto ancora feudale di torneo in Europa, si organizzano ancora a metà dell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, con armature cinquecentesche, peraltro lo faceva. Quindi il torneo è un fenomeno sociale che nasce, diciamo, nel basso Medioevo e accompagna la storia d'Europa praticamente fino alla contemporaneità. Ed è per quello che attualmente, anticipando già qualcosa sulla rievocazione, è per quello che il torneo ha ancora tanti significati agonistici, eccetera, perché tutto sommato è una nostra storia, certo antica, ma concettualmente non solo, anche recente. Quindi è per quello che ha una buona presa. Una cosa che mi chiedevi è come nascono i tornei. Ora, proprio sulla nascita del torneo ci sono ancora tantissimi dubbi. C'è addirittura chi lo fa arrivare, diciamo, era la teoria predominante con la vecchia storiografia, ora messa largamente in discussione, che i tornei venissero dal mondo germanico e dal duello tra campioni, tipico anche dell'antichità germanica, eccetera, comunque della cultura germanica. Se ti posso dire, era un po' anche la mia idea. Io pensavo che le popolazioni barbariche, soprattutto germaniche, che poi sciamano giù in Europa, portano dietro le loro tradizioni, e quindi magari ci fosse qualcosa di simile al torneo da cui poi si è evoluto. A mio modo di vedere, o comunque mio, e intendo della corrente che abbraccio, che appunto non è una teoria mia, è che comunque questa storia, ripeto, che era quella data per maggiore dalla vecchia storiografia, è un modo un po' semplice di vederla e viene molto da lontano. Cioè la cultura germanica, è vero, è una parte predominante poi di tutta la cultura medievale, anche dei lunghi 1000 anni del Medioevo, ma il grosso luogo comune è che vede, questa teoria vede una popolazioni germaniche bellicose contro dei latini imbelli che ormai non combattono più. Questo non è vero, in realtà la società romana tardo imperiale è una società fortemente militarizzata. Il famoso Tings, che tutti attribuiscono giustamente alle popolazioni germaniche, cioè eleggere il capo battendo la spada sullo scudo, in realtà è anche un modo di eleggere gli imperatori romani. Anche perché ricordiamo che come succedeva specialmente negli ultimi periodi dell'impero per acclamazione, dove molti imperatori venivano dall'esercito. Esatto, ecco, stavo dicendo proprio questo, ma è una tradizione molto antica, insomma, sono già i primi imperatori vengono dall'esercito. Tito Vespasiano vince una guerra civile tra generali e diventa imperatore, insomma. Ecco, quindi è una storia che viene anche lì da lontano. Quella romana è una società fortemente militarizzata e gli ultimi secoli lo è ancora di più. Quindi non è che si può dire che questo può essere molto germanico. Vero è che nel diritto germanico, e qui parlo proprio di leggi che vengono attuate ancora nel Medioevo, c'è il duello tra campioni, la giustizia di Dio. Addirittura in Italia per un certo periodo nei tribunali si può scegliere se applicare il diritto romano o il diritto germanico, e molti vescovi ancora nel 1100 vogliono il diritto germanico, no? Quindi anziché andare a vedere con la causa, si prende due campioni e si fa botte, no? Sostanzialmente è questo. Meglio così!
Ecco, non ingolfavano tanto i tribunali, possiamo dire, insomma, e nemmeno gli ospedali, perché insomma c'era poco da fare anche con le ferite gravi. Quindi il duello, probabilmente quella concezione germanica ha influenzato più i duelli medievali che il Sì. concetto di torneo, perché il torneo è sostanzialmente come lo intendiamo e come lo intendono nel Medioevo, è un momento ludico, è un momento di festa, è un momento di gioco. Okay? Come nascano, dicevo, è difficile dirlo, ci sono diverse teorie. Sappiamo che una delle fonti più antiche italiane in cui si parla di un gioco guerresco, praticamente un torneo, è il Liber Maiolicinus Pisano. In pratica è la cronaca di quando i pisani conquistarono Maiorca, Ibiza. E fu una spedizione militare particolarmente importante perché portarono coprirono una bella fetta di Mediterraneo con una flotta militare e delle forze da sbarco d'invasione. Ora non voglio far venire in mente l'immagine del D-Day, però per il 1100 è qualcosa del genere, insomma. Quindi di questo grande evento militare, peraltro vittoriosissimo, Pisa scrive questa cronaca da un testimone oculare. E questo cronista dice che i pisani hanno avuto vita facile durante gli scontri con gli abitanti dell'isola perché hanno mandato a Ibiza, hanno mandato i loro migliori giovani, non in discoteca, ma a combattere perché i loro migliori giovani sono abilissimi in un gioco con l'asta, l'anello e il cavallo, dice la fonte. In pratica facevano il torneo a cavallo con la lancia dove probabilmente dovevano beccare un anello. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il cronista ne parla come un gioco, quindi probabilmente a Pisa, prima dell'invasione di Maiorca, si praticavano questo genere di torneo, che è un torneo di abilità a cavallo, se ho interpretato bene la fonte. E quindi sì, è un gioco, ma risulta utile anche come addestramento militare. Quindi i Beh, tornei. comunque, di che anni stiamo parlando? Scusa, che mi è sfuggito. Scusa? Di che anni stiamo parlando? Che mi è sfuggito. L'invasione di Maiorca degli ultimi anni del 1000, gli ultimi decenni Ok. nel 1000. Va bene, va bene. E quindi siamo. In qualche maniera sappiamo che i tornei esistono già, i giochi guerreschi esistono già all'interno di feste e che sono anche concepiti come addestramento militare, perché come ti dicevo l'altra volta, sappiamo che negli stessi anni, ad esempio a Milano, ne parla un altro cronista importante, Landolfo Signore, i milanesi vincono contro le altre città, contro il contado, perché comunque hanno dei magistri belli, dei maestri di guerra che addestrano regolarmente le milizie milanesi. Quindi c'è un addestramento che non conosciamo, ipotizziamo, possiamo supporre, però sappiamo che c'era un addestramento veramente militare e poi c'erano questi tornei. Questi Va tornei bene. che per la maggior parte sono a cavallo. Ecco, una delle grosse cose, anche poi importante se vogliamo parlare della rievocazione, è che il torneo medievale è prevalentemente a cavallo. Sì. Perché? Perché lo fanno all'inizio i nobili. Che cosa sono i primi tornei? Magari spieghiamo questo. Guglielmo il Maresciallo, l'abbiamo consigliato l'altra volta, il Grandissimo libro. Guglielmo. In quel libro la sua storia racconta bene, lui vive verso la seconda metà del 1100, è stato il precettore di Enrico il Re Giovane, il fratello di Riccardo Cuor di Leone, quindi è un precettore alla corte d'Inghilterra, un cavaliere francese, però anche un fedele, un suddito del re d'Inghilterra, molto vicino al re d'Inghilterra e ai suoi figli, quindi Riccardo Cuor di Leone, grandissimo appassionato di tornei. Appunto, Enrico II Plantageneto, il papà di Riccardo Cuor di Leone, proibisce in Inghilterra i tornei si possono fare solo in Francia. Perché Ah, e proibisce? questo come mai questa proibizione? Perché? Perché
il torneo, quando nasce, insomma, all'inizio del 1000, quando iniziamo a, del 1100, quando iniziamo a vederli un po' in tutta Europa, ha una connotazione fortemente violenta. Guglielmo il Maresciallo, da giovane, fa i soldi con i tornei. Perché cos'era il torneo a quell'epoca? Era, si prendeva, non c'era intanto distinzioni armi da torneo, si faceva con le stesse armi con cui si andava in guerra, punto. Poi Ah, ecco, tu sei. si prendeva un territorio abbastanza ampio, tendenzialmente pianeggiante, ma poteva avere anche degli alberi, dei boschi, eccetera, potenzialmente vicino a una città, un castello, quindi dalle mura potevi vedere cosa succedeva. E si dividevano a squadre, e in genere queste squadre è una cosa molto importante perché sono squadre coese socialmente. All'inizio sono i figli cadetti dei grandi nobili, cioè quelli che non hanno diritto alla successione. Si uniscono in Ok, bandi. quindi per loro era una maniera per, diciamo, acquisire prestigio Diciamo che visto che non avevano possibilità. all'inizio loro si uniscono in bande per andare a depredare dove c'è l'oro nelle chiese e nei monasteri. Qui loro non si facevano nessuno Ok. scrupolo, sono quelli chiamati nelle fonti anche mali cristiani, a volte si mischiano, fanno finta anche di essere saraceni a volte, ad esempio nell'arco alpino. Addirittura. Bello. Sì. E addirittura in Francia c'è questo grande fenomeno che racconta bene Georges Duby. Verso la fine del 1000, la Chiesa, non tanto per proteggere le vedove, gli orfani, i deboli, ma per proteggere i propri monasteri e i propri possedimenti, cerca, storicamente si dice, di addomesticare questi cavalieri. Cioè questi vanno in giro in bande perché sanno solo combattere come i loro fratelli maggiori, solo che non gli Sì. spetta nessun diritto. Quindi di questo loro fanno i mercenari a Bisanzio, fanno i mercenari in giro per l'Europa, fanno i mercenari anche per i saraceni, depredano, fanno i banditi, ne fanno di tutti i colori. E Quindi appunto diciamo cerca. che i tornei organizzati erano una maniera per dargli uno sfogo, diciamo, socialmente accettabile e meno deleterio a queste persone. Il torneo in quegli anni, l'organizzazione del torneo in quegli anni è esattamente uno sfogo sociale. Bene. Dove a fine giornata cosa succede in questa grande battaglia? È una battaglia, no? Si fa in questa piana, ci si divide in squadre che appunto sono gente che comunque vive insieme, sono amici tra di loro nel XII secolo, se leggi i romanzi arturiani di Catherine de Troyes, dicono che tra di loro si amano, no? Provano amore l'uno con l'altro, perché vivono insieme sostanzialmente, combattono insieme, spesso fanno parte dello stesso esercito, spesso hanno fedeltà a signori diversi e lì i romanzi cortesi di trame ne hanno intessute tantissimo, no? La fedeltà a Sì. signore, ma il fatto di essere amici perché nei tornei sei insieme, eccetera, no? E è già un topos letterario nel XII secolo, quasi alla Beautiful, sta roba qui, no? Ecco, ti Aspetta, volevo chiedere una cosa. Tu hai parlato del fatto che... Scusa? il problema, come dice Guglielmo il Maresciallo, e chiudo, è che in questa battaglia, atterrando i tuoi avversari, li fai veramente prigionieri. Cioè, tutto quello che possiedono quel giorno lì diventa tuo. E se vogliono tornare in libertà, la famiglia deve chiedere un riscatto in denaro. Guglielmo il Maresciallo, quando fa il suo esce dall'addestramento dallo zio, lo zio gli dà un bel cavallo, una bella armatura, un po' di soldi e delle armi e gli dice vai per la tua strada. Al primo torneo che trova si unisce con una banda di scappati di casa come lui, ci provano e perde tutto. Quindi deve cercare per forza un secondo torneo per prendere 2 lire perché non sa più come mangiare. E al secondo torneo ci va affamato, incavolato, vince tutti. E lì inizia a diventare ricco. Quindi, se volessimo dare un consiglio ai nostri amici che fanno i tornei, se volete vincere, giocatevi l'armatura e tutto quello che avete, così avete una No, la motivazione in più per vincere. libertà personale. La libertà personale. Ma guarda, io.
questa cosa di mettere in palio la propria armatura, l'arma, eccetera, nei tornei, avrei tanto voluto farla. Sarebbe stata la rovina di molti, però quanto bello sarebbe stato, dai. E, cioè, allora, quindi questa cosa che per far sfogare queste persone che altrimenti avrebbero sfogato, diciamo, la propria violenza, capacità di combattere in altre maniere, queste le si manda, si creano i tornei, li si organizza. È una delle tante soluzioni che applicano, ce ne applicano altre, la Chiesa anche più morbida, perché poi a un certo punto la Chiesa condannerà anche i tornei, questa è la prima fase del torneo, però in questa fase applica tra le varie strategie anche il torneo, che tra le varie strategie appunto per la Chiesa si rivelerà poi un boomerang, tanto che poi dopo lo condannerà, no? Ok, no, perché ti dicevo così, non mi viene in mente proprio nessuno dei ragazzi che fanno attualmente i tornei che cercano una maniera legale di poter sfogare la propria violenza e di menare altri cristiani. Non mi viene proprio in mente una cosa totalmente estranea a noi. Mai visto. Comunque, vedo che stiamo aumentando, scusate se non ho salutato tutti qua, quando siete entrati, vi saluto adesso e grazie davvero per essere qui anche con così poco preavviso e così tanto responso. Giorgio, ti ho scritto, puoi fare domande come la volta scorsa, vai, so che le hai, scrivi pure, vai tranquillo. Ok, allora, tutto ciò che stai dicendo è molto affascinante. Allora, ti volevo chiedere, dici di questa divisione in squadre, ma perché? Quindi la modalità di questo torneo a cavallo erano due squadre che si affrontavano l'una contro l'altra. Come si svolgeva? Era sostanzialmente una battaglia. Era una battaglia nemmeno troppo simulata, perché a fine giornata si contavano morti e feriti. Tanto che erano accompagnati anche da alcuni fanti. C'erano anche alcuni fanti che li accompagnavano come serventi, ma combattevano anche loro, disarcionavano i cavalieri avversari. E spesso e volentieri a fine giornata ci scappava più di un morto, sicuramente tra i fanti che non venivano manco contati. Ho capito. Ma quindi hai detto che inizialmente in questi tornei le armi erano le stesse della battaglia. E quindi stiamo parlando di questo periodo che è 1100-1200. Fine 1000, inizio 1100 li abbiamo in tutta Europa. Va bene, e quindi non c'era nessuna precauzione, se qualcuno moriva non andavano a prendersela con quello che l'aveva ucciso, perché era considerato normale? Se quello moriva non c'era, e l'unica cosa che succedeva è che prendevi i soldi del riscatto, poi per il resto quello che indosso era tuo. Ah, quindi i più ricchi riuscivano a sapere con che spirito andavano ad affrontare questa cosa, cioè l'affrontavano come se fosse una battaglia, oppure avevano in mente che era una gara sportiva, un gioco, però allo stesso tempo erano pronti a perdere la vita se succedeva. Quello che ti salvava veramente la vita non era mica tanto essere bravo a torneare, sì, essere ricco. Perché se eri ricco, ma chi ti ammazzava? Ti faccio prigioniero. Se sei ricco e se sei brocco, sei la mia fortuna. Ok, allora un nostro spettatore chiede, ma i fanti di cui hai parlato che facevano parte di queste compagnie, cioè facevano parte ufficialmente di queste compagnie o era gente reclutata per l'occasione o dei mercenari? Cioè erano dei fanti associati a queste persone che comunque erano amici fra di loro oppure venivano presi così per l'occasione? Questo francamente non si sa, nel senso che in queste fonti che parlano di questi tornei si parla di pedites che sono lì con loro, però chi sia, possiamo supporlo, la supposizione è che siano comunque gente che li accompagnava comunque. Quello che bisogna conoscere bene è anche la formazione di queste persone qui, cioè questi cavalieri venivano educati tutti insieme, in genere venivano mandati da uno zio materno che era il più ricco della famiglia, insieme a tanti altri figli dei feudatari eccetera, mentre addestrava suo figlio addestrava questi qua, crescevano insieme e la speranza del padre era quella che in futuro sarebbero diventati loro alleati. In tutto questo avevano anche persone di rango inferiore. In Italia, ad esempio,
una persona che combatte a cavallo, ma che non è un cavaliere, è lo scudiero detentore di feudum Scutiferi, cioè una persona non nobile che sa cavalcare, che sa eventualmente anche combattere a cavallo, che può combattere a fianco ai cavalieri in guerra, no? E a cui il signore decide di donare un appezzamento di terreno utile per mantenersi il cavallo. Quindi un piccolo proprietario terriero per concessione del signore, finalizzato a cosa? Finalizzato ad andare col signore, ad accompagnare il signore in guerra. Probabilmente, la dico brutalmente, conoscendo un po' la mentalità dell'epoca, si sceglievano il più fedele, il più cazzuto, e lo riempivano d'oro pur di portarselo con sé. E quindi sarebbero poi andate a comporre quelle famose masnade di cui abbiamo parlato la volta scorsa, di una speranza. Le masnade, per masnada intendiamo un'altra cosa ancora. Ah, ok, va bene. Allora, ci arrivano delle domande. Ti faccio notare che mentre le altre persone fanno 3-4 righe di domande, Giorgio ha una decina di righe di domande, ma va bene così. Quindi la domanda di Giorgio la leggiamo dopo, così impara. Allora. Qui ci scrive un certo Giuseppe di Catanzaro e dice: nelle cronache della mia città, tra le giostre dei Saraceni e dell'Anello, vengono citati giochi traci. Non ho mai trovato nessuna descrizione, ne sapete qualche cosa? Tu hai mai sentito di questi giochi traci? No, per allora, intanto non so, so che ci sono delle cronache in Sud Italia che sono strepitose e sono generalmente dal 400 in avanti, appunto, nel periodo aragonese. Prima il periodo Angiuno e poi quello aragonese hanno delle giostre, dei tornei strepitosi. Ricordo che il primo periodo angioino nel sud Italia, nel mezzogiorno d'Italia, coincide con la politica degli Angiò, strettamente legata ad alcune famiglie bancarie ricchissime genovesi come i Grimaldi, gli attuali principi di Monaco, e i loro discendenti, ovviamente, e alcune delle famiglie bancarie fiorentine tra le più ricche del mondo in quel momento, come gli acciaiuoli. Quindi i tornei che si fanno in periodo angioino e poi in periodo aragonese, soprattutto nel 400, sono sfarzosissimi nel sud Italia e ogni città ne fa tantissimo. È un altro periodo questo del torneo, un altro tipo di torneo rispetto a quello di cui stavamo parlando prima. E, se volete, poi ne parliamo, spieghiamo un attimo. Però si trovano un po' in tutta Italia delle definizioni di giochi a piedi. Sono dei tornei a piedi in genere. Ora io non so, non conosco questa fonte e non so dire quale sia il gioco trace, però proprio in questi giorni stavo riprendendo in mano una stampa d'inizio 600 di un torneo che si fa a Pisa. A piedi, un gioco di ponte classico di Pisa che organizzano a inizio 600 i Medici e le squadre sono divise per etnie. Quindi ci sono i Germani, cioè ci sono figuranti che interpretano i Germani, che interpretano i Traci, ci sono i Traci, mi viene in mente, ci interpretano anche i Turchi e la squadra dei Turchi è composta anche da prigionieri turchi. Peraltro, che sono lì a Pisa catturati nelle galee e che non so bene come, non ho mai indagato, probabilmente c'è chi lo sa, vengono reclutati per fare questo torneo del gioco del ponte classico a Pisa, insomma. Quindi probabilmente impersonavano qualcosa. Ora io questa fonte non la conosco, però c'è una casistica italiana che parla di questo. Va bene. Allora, quindi siamo arrivati, diciamo, a come erano organizzati nel 1100 e abbiamo parlato soprattutto di tornei a cavallo. Poi, come si evolvono i tornei per arrivare poi al periodo che personalmente mi interessa, fino al 1400? E quando è che si hanno le prime tracce anche di tornei a piedi? Quindi, sai, combattimenti di spada lunga, di azza, eccetera. Allora,
Intanto il torneo come lo intendiamo noi, di quello di cui stavamo parlando prima, è un torneo che fanno i nobili, no? Sì. E comunque nel 1100, ora non mi dilungo troppo, il concetto di nobiltà è ancora molto fluido, si può diventare nobili ancora abbastanza facilmente, soprattutto per meriti militari, e ti puoi far vedere durante il torneo, e quindi a volte essere bravo nei tornei, vincere i tornei, è anche un primo passo per diventare nobile o comunque per accrescere il proprio rango sociale. Scusate. E quindi sono tornei legati ai nobili. C'è anche tutta però una serie di tornei a piedi negli stessi anni, 1100, soprattutto Sì. in Italia, giochi di guerra più che altro, che si fanno a piedi. E in Italia prendono, nelle città comunali italiane, prendono proprio una dimensione politica. Sono due partiti sostanzialmente, del partito dei milites, quello dei cavalieri, quindi quello dei nobili, degli aristocratici della città, e quello dei pedites, dei popolani, dove ovviamente ci sono anche compagini di persone molto ricche, ma i due partiti politici prendono proprio il nome dal ruolo che occupano in guerra, è il partito dei cavalieri e del partito dei fanti. Cos'è che unisce i fanti? I fanti li unisce proprio il fatto di abitare in rioni tutti insieme, spesso di lavorare sotto le stesse botteghe o essere proprietari di botteghe vicino, e quindi poi di trovarsi anche in guerra a combattere fianco a fianco. L'altra volta avevo detto, spesso i cavalieri lasciavano i fanti a piedi, a volte proprio per eliminare un po' di membri del partito dei pedites, pur Sì, perdendo la battaglia, non loro c'era. sono paesi che molte battaglie riescono a respingere le cavallerie avversarie e qualcuna proprio vincerla anche bene, no? Quindi è una questione politica. I giochi che fanno sostanzialmente in questa prima fase dei tornei in Italia sono la battagliola, quindi sono armati in genere di mazze di legno, di clave di legno, scudi di vimini e degli elmi in testa, e divisi in due squadre fanno una battaglia a colpi di mazza e scudo, sostanzialmente. Poi c'è la sassaiola, che è una delle più diffuse, una delle più amate, ed è una di quelle che avrà la vita più lunga, durando fino al 400. E curiosità, dalla sassaiola nascono le battaglie di Palle di Neve, o nasce la battaglia dei fiori di Sanremo. Sì, perché la sassaiola è talmente radicata che in molte città dell'Umbria, ad esempio i frati francescani, in Umbria si fa tantissimo, ancora nel 400, addirittura in certe città la mattina combattono i bambini, a metà giornata gli adolescenti e poi tutta la giornata gli adulti, con morti e feriti in tutte e tre le categorie, e non riescono a Aspetta, togliere. aspetta, aspetta. Allora, frena un attimino. Spiegami esattamente in cosa consisteva la sassaiola, perché si capisce che è prendersi a sassate, ma stai parlando di morti e feriti. Certo. Addentriamoci un attimino in questa cosa e ricordiamo a tutti quanti che nel Medioevo la gente era un po' suonata. Comunque, andiamo avanti. Praticamente sono sempre le solite due squadre armate di sassi e Di sassi. si mira la testa. Bene. E lo fanno la mattina, in certe città iniziano i bambini. Mi sembra giusto. E quindi devono colpirsi in testa. E come si decide se uno ha vinto o perso? Dal punto di vista dell'addestramento militare, cioè l'aspetto di addestramento militare, è fondamentale. Tutti gli assedi si combattono a colpi di pietre. Ci sono, lo vedete in tantissime miniature, ci sono i lanci di pietre anche da parte dei fanti, spesso sembrano quasi in linea. Si mettono lì e lanciano le pietre. Ci sono dei manoscritti iberici dove si vedono dei fanti con lo scudo inginocchiati a lanciare delle pietre. Quindi il lancio di pietre è una tecnica militare cattivissima, efficace. Più hai mira, più sei forte, più ti addestri, e più importante anche per l'esercito. Quindi è visto con buon occhio il fatto che tutti i propri cittadini sappiano No, spaccare una testa con la.
la pietra. No, lo capisco, ma cioè, se in un gioco cittadino ti tiravi le pietre e ammazzavi, che ne... cioè, se io sono Giacomo e uccido Gianfranco con una sassata che ha 6 anni e io ne ho 5, va bene così? Niente. Meraviglioso. È per questo che io amo il Medioevo. Allora, cioè, io ti dico una cosa che magari molti non condivideranno. Quando si vanno a studiare questi fatti che sono così distanti dalla nostra realtà del Medioevo, poi si capisce anche con quale logica facevano certe cose e non sembrano più così assurde se entri nella mentalità dell'epoca, giusto? Ma c'è un motivo, ecco. C'è un motivo, no, ora scherziamo, ma c'è un motivo anche serissimo. Intanto... Sono convinto, dimmi. Ma intanto quando parliamo di bambini in realtà non era così leggera, succedeva perché questi giochi piacevano, no? Hanno presa, non potevi impedirlo, probabilmente la logica era regolarizziamoli. L'altro discorso è che sono partiti politici, quindi spesso l'incidente è fatto apposta e da questi giochi sfociano sempre delle guerre civili, spesso abbiamo cronache su cronache, anche di alcune ora mi viene in mente quelle di Piacenza, dove sfociano in giornate di guerre civili fino al 500. A Firenze per un matrimonio, ora non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare del futuro Granduca Ferdinando II, si organizza la solita battaglia, siamo nel 600, no? Siamo in età moderna, e sì. La battagliola degenera e bisogna far uscire la guardia del corpo dei medici a sedare la sassaiola, scendono in armatura per sedare la sassaiola. Quindi diciamo che aiutavano a sfogare, ma a volte intercettavano dei nervosismi, delle crisi civili, ed erano un po' delle scintille, no? Da un altro lato ci sono delle condanne fortissime, la Chiesa le condanna tantissimo, siccome sono le sassaiole sono forti in Umbria, i francescani le combattono tantissimo, tanto che la loro risposta sono le battaglie di neve, con le palle di neve. No? Ok, ma quindi fammi capire, quindi queste cose, c'è il fatto dell'addestramento militare che sono utili in battaglia e comunque le fanno lo stesso e quindi pensano, le regolarizziamo in modo che siano meno peggio e così sta gente si sfoga e si allena a tirare le pietre per quando ci sono gli assedi, no? E poi comunque certe volte le cose degenerano, certe volte degenerano e ne escono delle battaglie civili e devono mandare le guardie a sedarle. Ho capito bene? Esatto. È meraviglioso. Allora, allora c'è una pugna famosa che è il terzo gioco. La pugna si faceva a mani nude, si entrava in una piazza e questo si faceva in due modi. O tutti contro tutti vinceva quello che rimaneva in piedi o anche lì a squadre, generalmente a squadre. E durante rimangono in piedi un cavaliere e un fante e iniziano a fare il tifo, il fante sta per perdere e vuol dire che comunque i cavalieri avevano più addestramento e scendono in campo ad aiutarlo molto poco sportivamente gli altri fanti, quindi scendono gli altri cavalieri, finisce con l'assedio di alcune case di alcuni cavalieri. Perché no? Perché no? Perché va benissimo. No, è chiaro che in quel momento lì aveva intercettato una tensione politica che era lì e quella è stata la scintilla che l'ha fatta sfociare. Sarebbe successo lo stesso, questo evento l'ha probabilmente solo accelerato. Esatto, ma guarda, a questo punto dico che i russi al battle sono sportivissimi, va benissimo, sì, così. Va benissimo così, meraviglioso. Allora io, scusa, perché a me è venuta la scenetta, io mi immagino che sono il podestà di questa città e dico, c'è un problema, la gente si prende a sassate, allora mi invento con altri, facciamone uno sport, così regolarizziamo. Oh, tutto bene, fanno la sassaiola, a un certo punto c'è uno che va dal podestà e gli dice, guarda, è degenerata, abbiamo la guerra civile in città. E il podestà che dice, fanculo a tutto, allora manda le guardie e arali. Allora, questo di cui parlo non è ancora il periodo podestarile, ma il periodo consolare. Sì.
I comuni sono retti da queste oligarchie di consoli che spesso sono tantissimi, eccetera. E poi i tornei ci sono anche durante il periodo predestarile, ovviamente, e non sono troppo diversi. Diciamo che quello che sappiamo dalle lotte tra magnati e popolani in queste città, c'è caso anche che qualcuno l'abbia fomentata anche il podestà. Ah, beh, vabbè, allora, se non vedo nessun commento sulla Sassaiola, si vede che mi sono meravigliato solo io. Cerchiamo di disincagliarci da questa cosa e andiamo avanti, anche se è meraviglioso. Se poi hai un libro sulle Sassaiole, sui giochi del popolo, me lo leggo volentieri, poi se me lo consigli. Allora, Giorgio ha fatto una domandona qui. Però beh, la volevo tenere per dopo perché mi sembra che sia legata all'evoluzione più avanti del torneo e infatti ci stiamo arrivando, no? Allora, riguardo all'equipaggiamento, è vero che le armature da nelle armature da torneo le gambe erano agganciate alla sella? E per quanto riguarda il cavallo, se si hanno fonti, ovviamente, se usavano il cavallo solo per il torneo piuttosto che quello da guerra, possibilità economiche permettendo. Questa è una domanda un Allora, po' tecnica. per alcune tipologie di torneo c'è da premettere questo, anche questo è legato all'evoluzione del torneo. La domanda è riferita già al 400. Esatto. Parliamo già di armature diverse. In quegli anni lì si sì, inizia a esserci una verso la fine del 400 inizia a esistere una diversificazione generale dell'armatura, no? Per tutto il 400 abbiamo la famosa armatura da uomo d'arme a piastre, quella milanese famosissima, o quella tedesca tutta nervata, appuntita, eccetera. Verso la fine del secolo iniziano un po' a specializzarsi, no? Il grande secolo della specializzazione dell'armatura è il 500, per ogni occasione richiede un'armatura particolare, un po' come l'abito. Verso la fine del 400 iniziamo ad avere delle diversificazioni. E una di queste è l'armatura da torneo e l'armatura da guerra. Per alcuni tornei tedeschi, soprattutto tedeschi, si usa una armatura particolarmente spessa, è quel grosso elmo pentolare che addirittura si appoggia sulle spalle e anche la gorgiera incorporata, eccetera. Addirittura alcuni esemplari hanno la visiera con uno sportellino proprio di lato quadrangolare. Se avete pazienza, vi faccio vedere una foto da un libro. Va bene. Questi tornei, queste armature coprono praticamente dalla vita in su, ok? Perché sono molto pesanti, squilibrano, richiedono anche una sella particolare. Non dimentichiamoci mai le selle. Le selle cambiano a seconda dell'armatura, cambiano a seconda del cavallo, cambiano a seconda del tipo di equitazione che fai, quindi cambia anche la sella, cambia tutto. Per alleggerire il tutto, visto che i colpi alle gambe non arrivano, dalla vita in giù non mettevano niente. Però la lancia davanti, soprattutto le schegge, in quegli anni lì sono le lance cortesi, quindi sono molto lunghe, arrivano anche fino a 4, qua dai 4 ai 6 metri di lunghezza, con diametri anche di 30 centimetri. Se andate all'Armeria Imperiale di Vienna, ce ne sono alcune originali del 500, sono alte come il soffitto ed è un soffitto di un palazzo di 5 metri, insomma. Quindi, e sono anche 30 centimetri, ma sono cave all'interno, in modo tale che all'impatto si spezzino. Il problema è che spezzando si fanno le schegge e alle gambe si possono conficcare anche le schegge. Sono quelle che entrano nella visiera e si conficcano negli occhi, no? Quindi sono pericolosissime. Per questo genere di urti, l'arcione anteriore di quel tipo di sella ha anche l'arnese della coscia, cioè la protezione della coscia. Ma è proprio la parte della sella, dell'arcione anteriore, non è che è attaccato, è proprio una sella fatta così. Va bene. E anche le staffe. Sono a scarpa. Se venite al Museo Marzoli a Brescia, c'è una delle rarissime, se ne sono conservate integre al mondo, sono sei, c'è una delle rarissime armature da torneo a cavallo a campo aperto, cioè a cavallo con la lancia, ma tipo burt, dove
ci si può colpire da tutte le parti, ai piedi ha queste staffe che in realtà non sono scarpe, ma sono delle staffe, quindi lui, il cavaliere, andava con le sue scarpe normali, quando saliva riusciva a camminare meglio, aveva maggiore adesione al terreno, poi quando saliva a cavallo le ficcava dentro queste staffe che sembrano delle scarpe di ferro, di acciaio, e quindi aveva anche i piedi protetti, ma era una parte della staffa, non dell'armatura. Ecco, per informazione, questo accorgimento si usava anche in battaglia, in modo che poi se il cavaliere avesse dovuto scendere dal cavallo magari aveva delle altre calzature di protezione, oppure era solo da torneo? Allora, quello che noi sappiamo dalla battaglia, spesso lo sappiamo confrontando un po', interpretando molto, facendo tanta esegesi delle fonti storiche e unite all'iconografia, ad alcuna iconografia, e quando ce l'abbiamo anche da quello che vediamo sui resti delle armature che si sono conservate, in guerra tendevano ad alleggerire molto, certo, più di corazzare. Quindi di molte armature, sia da piedi che da cavallo, magari la compravano integra, ma molti pezzi non li mettevano. Ad esempio i fanti del 500, inizio 500, le spalle dell'armatura non le mettono quasi mai, non riescono ad alzare le braccia, insomma. Quindi la schiena non la mettono quasi mai, perché in una formazione da guerra, quando ti arrivano i colpi alla schiena, hai già perso, sei già morto, insomma, non... Quando dai la schiena all'avversario, o sei morto o stai scappando. Quindi, certo, se scappi a più ragione, devi essere leggero. Allora, cerchiamo adesso, se posso indirizzare il tuo discorso, facciamo un po' una panoramica del 1400. Siamo arrivati, diciamo che approdiamo già ai tornei del 1400. Che situazione troviamo in giro per l'Europa, e poi se in Italia invece la situazione è diversa? Troviamo una situazione interessante, perché dal 200 alla fine del 300 i tornei si evolvono sul canovaccio che abbiamo visto prima, no? Quindi sono sempre cose a squadre. Inizia tra il 200 e il 300, iniziano a comparire anche i primi tornei a cavallo uno contro uno, singolari, sempre comunque con armi, attrezzatura, quello che vediamo, sempre la stessa da guerra. E iniziano però già dal 200, dall'inizio del 200, a costituirsi delle squadre anche dai nomi evocativi, tipo i cavalieri della tavola rotonda, che in realtà sono delle società di cavalieri. Ad esempio c'è una famosa Pisa, i cavalieri della tavola rotonda, che fanno i tornei insieme, ma fanno anche i mercenari per altri comuni, no? Quindi si chiamano Societas Militum, sono proprio società leghe di cavalieri che si uniscono insieme per un patto politico e familiare, no? Prevalentemente politico. E il torneo in questi anni qui, nel 300, quindi perde sempre di più l'aspetto di valvola di sfogo sociale, e inizia ad acquisire l'aspetto anche di abilità, di prestigio, la scia della diffusione dei romanzi cortesi. È interessante, i romanzi cortesi, un po' come la TV e il cinema, oggi, si influenzano vincendevolmente con la realtà. Cioè tu leggi la finzione un po' racconta la realtà, e la realtà tende ad imitare la finzione. Quindi sappiamo che anche molti personaggi importanti per i tornei scendevano vestendo proprio i panni, mettendo proprio una sorta di rievocazione, Re Artù, Carlo Magno, e chi più ne ha più ne metta, no? Molti principi diventano famosi, nasce l'araldica lì, nei tornei che dicevo, li vedi da lontano, ti vuoi far riconoscere, inizia a mettere dei vestiti di colori il Conte Verde in Savoia, inizia a vestirsi di verde a un torneo da ragazzo in onore del matrimonio della sorella per farsi vedere, e da lì terrà sempre il verde. Addirittura in un torneo più giovane lui non fa il torneo, ma ci sono dei cavalieri che combattono per lui perché era troppo giovane, si vestono da cavalieri della tavola rotonda,
no? E questo succede ovunque. Edoardo secondo d'Inghilterra, scusa, Edoardo primo d'Inghilterra, voleva che quando un suo feudatario denunciava un torto fatto da un altro suo feudatario, il re d'Inghilterra chiedeva alla sua corte di prendere i panni dei paladini di Re Artù e andare a vendicare il torto. Quindi, situazioni reali che imitano la realtà, finzione che influenza la realtà, no? Quindi succede questo. Quindi nel 400, quando arriviamo al 400, il torneo è maturo, è diversificato, ci sono diversi giochi, non ce n'è solo più uno, ci sono diverse regole. Nel 400 iniziano anche a essere scritte le prime regole, iniziano a diffondersi quelle che proprio verso il 400 diventeranno i fondamentali nel 5 e nel 600, i resoconti di testimoni oculari dei tornei che vengono scritti per essere raccontati in tutta Europa, una sorta di gazzettino dello sport, no? Penso un po', penso E un po'. in certe corti, alla fine del 400, inizio 500, i re sono così appassionati che vogliono che vengano scritti i trattati sulle regole, sugli armamenti, eccetera, eccetera. Però a quel punto lì, alla fine del 400, il torneo non è più uno sfogo sociale, non è più un vanto di virilità, non è più un momento in cui fare i soldi, ma si lega al processo di creazione degli stati nazionali o regionali in Italia. Cioè, Ah, in che modo? il torneo in quel momento lì non sono più gente che o ha fame di soldi o comunque ha veramente fame come Guglielmo il Maresciallo che cerca i tornei per fare soldi o come nel 300 per avere un po' di fama, per far cantare un po' di sé. È il signore che in quel momento è il sovrano che lo organizza a spese sue e fatto sensazionale per i tornei precedenti, lui non partecipa. O meglio, se partecipa è stupore. Lui lo organizza per far vedere quanto è ricco e soprattutto chi partecipa al suo torneo sono i suoi fedeli, iniziano a vivere a corte, iniziano a crearsi le corti così come le conosciamo. Quella famosa di Versailles, no? Iniziano lì i primi embrioni di corti, di gente fedele, anche di Leccaculo, parliamo chiaro, perché il grande feudatario che ha potere, ha ricchezze, è il nemico del re. In Francia nel Certo. 500, Francesco I ha sotto di sé il connestabile di Borbone, ma in realtà è molto più ricco di lui. Non gli riconosceranno mai l'autorità, tanto che Ecco, andranno a finire male. una domanda. Il fatto che chi lo organizza non partecipi è sia perché, diciamo, erano quelli, diciamo, di rango inferiore a lui che invece dovevano giostrare, invece se fosse. Anzi, spesso un re di Francia muore così, Enrico VIII d'Inghilterra, parlo già del 500, insistono per partecipare, vogliono partecipare. Spesso non li fanno partecipare. Ad esempio, Enrico II di Francia vuole sfidare uno dei suoi cavalieri più forti. Dal cavaliere stesso, gli altri gli dicono: no, 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 si spezza la famosa lancia, la scheggia nell'occhio e muore. Però non partecipano anche perché molti di questi tornei iniziano a essere legati anche agli ordini cavallereschi, che hanno un'altra evoluzione, meriterebbe una puntata solo questa. Diciamo che alla fine del 400, inizio 500, gli ordini cavallereschi, come l'ordine della Giarrettiera, il Toson d'Oro, l'ordine San Maurizio e Lazzaro in Savoia, eccetera, e ce ne sono ovunque, sono la cerchia di cavalieri ancora a quest'epoca di combattenti, perché combattono vicino al re, quindi sono i suoi più fedeli che lo aiutano a costruire lo Stato. E quindi questi sono organizzati per loro
È perché il re elargisca ricchezze e faccia vedere la sua munificenza, quindi la ricchezza del suo Stato. Spesso si rovinano, finanziariamente a organizzarli. E li organizzano per delle feste. In questi resoconti, dove si raccontano minuziosamente anche gli scontri, si raccontano tutte, parlo del 500, soprattutto qui siamo fuori dal Medioevo, si raccontano minuziosamente. Anche tutti i balli, tutti i pranzi, cosa mangiano, chi cucina, sono delle feste che anche lì vanno a sfociare. Poi in questo il culmine sono questi scontri violentissimi nel 500 di tornei, ce n'è tantissimi anche a piedi, ce ne sono anzi molto famosi a piedi. Il torneo alla barriera lo fa, è il più violento di tutti, lo fanno prevalentemente i re, no? Sì. O comunque persone molto di alto rango. Ed è uno dei più violenti, dove ci sono incidenti spesso gravissimi. Ed è, sono, Ok. sono un po' le armi, queste armi che forgiano particolari per quei tipi di torneo, e un po' le regole che limitando un po' gli scontri, evitano situazioni gravissime, però continuano ad esserci incidenti mortali. E qui l'Italia aveva una situazione particolare rispetto ad altri stati del 1400, No, oppure va rispetto a bene. quello ci sono le corti dei signori nel 400, come vi ricordavamo l'altra volta, le città italiane nel 400 da sole sono più ricche di un qualunque regno, alcune città italiane da sole sono più ricche di un qualunque regno europeo da solo e quindi organizzano feste. La festa è quasi sinonimo di torneo, non è proprio sinonimo, è quasi sinonimo di torneo, e quindi si organizzano dei tornei magnifici in Italia. Ma almeno sappiamo che nelle nostre rievocazioni, che spesso coincidono con feste di paese, occasioni particolari, insomma, stiamo seguendo una buona linea, dai. Organizzavano per un po' tutto. Feste di patroni, festeggiamenti di ricorrenza importanti, addirittura visite di personaggi importanti. Sì. E allora, cosa voleva dire per queste persone partecipare al torneo? Perché abbiamo visto che, ad esempio, già nel 1400-1500, dove ci sono dei regolamenti, delle armi fatte apposta per il torneo, delle armature fatte apposta per il torneo, comunque incidenti anche gravissimi continuano ad esserci. Quindi, con che ottica questi partecipavano al torneo? Cioè, era legato anche al concetto che si aveva nel Medioevo del valore della propria vita e della morte? Qual era la Ma mentalità di queste persone rispetto magari alla nostra, allora, se lo sono, posso dire. come dicevamo l'altra volta, anche il punto è che era un mondo pericoloso anche solo per nascere, no? Cioè già Sì. la nascita è forse il momento più pericoloso nella vita e di chi nasce e delle madri, è uno dei momenti più pericolosi. E quindi c'è anche un concetto di un'accettazione della morte diversa, quello, e lo vediamo anche nella liturgia cristiana, nasce la festa di ogni santi, perché soprattutto i primissimi cristiani si rifiutano di celebrare in qualche modo la morte. All'inizio è legata ancora al paganesimo. E Sant'Agostino poi dice il cristianesimo subì il cristianesimo è la religione dei vivi, no? Quindi c'è una celebrazione della vita proprio perché sono sempre in compresenza della morte per qualunque cosa, no? Si muore per un nulla nel Medioevo, una qualunque infezione ti fa morire, no? Figurarsi con le guerre continue, aggiungici oltre ai pericoli naturali quelli dovuti all'uomo. Quindi c'è una concezione, una preoccupazione della morte chiaramente molto diversa dalla nostra. Dall'altro lato parliamo di società comunque di guerrieri ancora, no? Non sono soldati questi. Questi ancora prima di nascere sono destinati a quella vita lì, no? Quindi è un po' accettato, tuo padre, tuo nonno probabilmente sono morti così, cioè non c'è niente di strano, è un po' come morire di vecchiaia, no? Ecco, come un po' per noi morire di vecchiaia.
non c'è niente di strano. Dall'altro lato, però, c'è un aspetto interessante, che proprio in quest'epoca, proprio per addolcire un po', nasce un po' anche lì quel mito, diciamo, se ne parla già prima, ma è proprio nel 400 che inizia ad avere quella connotazione che diamo ancora un po' noi romanticamente, molto deformata dalla lente del romanticismo ottocentesco, che è il famoso senso dell'onore dei cavalieri, la famosa cavalleria, il senso cavalleresco, no? E questo senso cavalleresco si esplicita nel 400, soprattutto nei tornei, ma è, diciamo, una regola aggiuntiva. È un concetto cavalleresco che ovviamente è teorizzato per tutta la vita, un po' come nelle Paci di Dio dei cavalieri del 1100. Cioè, la Chiesa gli dice non attaccare le vedove, non attaccare i deboli, i poveri, eccetera. In realtà è non attaccare i miei monasteri, non attaccare queste, non attaccare le chiese. Nel 400 è lo stesso discorso, però sotto un'altra luce, no? Il senso dell'onore è non fatevi troppo male. Va bene. Per vedere se ho capito Scusa, bene anche l'ottica con cui... Scusa? però è un mito, è questo senso dell'onore. Sì, va bene, va bene. Se ho, volevo anche agli spettatori, per vedere un po' se avevo capito anche l'ottica con cui vivevano e affrontavano questa cosa, queste persone. C'è questo personaggio, Jean de Joinville, che aveva accompagnato Luigi il Santo alle crociate, no? E sì, Giorgio, menatevi, ma non troppo, va bene. C'è un episodio in cui comunque poi la crociata è stata disastrosa, loro la perdono e devono fuggire via, no? Dove per coprire la ritirata dei loro compagni, lui e un altro cavaliere devono tenere un ponte con gli avversari che stanno avanzando. E quel ponte vede i più baldanzosi dell'esercito darsi la gambe. Sì, esatto, però c'erano loro due che gli coprivano la ritirata e comunque Joinville era un po' preoccupato, il suo compagno gli dice: ma tu pensa a poi, quando torneremo a casa e nei letti delle nostre donne potremo raccontare queste gesta, che figura che faremo? Ma nel passo prima, proprio rigo sopra, lui dice che in quell'occasione, ora bisogna vedere perché lui fa questa cosa, poi se la scrive anni dopo, bisogna anche vedere quanto voleva darsi lustro lui e quanto gli stavano un po' sulle palle gli altri. Però lui dice, non farò nomi, no? E quindi già qui un po' paraculo lo è, evidentemente quando all'epoca in cui lo scriveva, a chi aveva indirizzato quello scritto i nomi gli erano chiari, no? Non fare nomi si dice tuttora quando è chiaro che sapete chi è il nome, no? Quindi un po' paraculo su questo. E lui dice: ho visto quelli che nell'esercito dicevano di essere i più fighi, i più forti, quelli che si vantano di più, li ho visti per primi attraversare il ponte, darsi la gamba e non tornare più indietro, no? Beh, però dopo noi potremmo raccontare, e lo fa dire al suo amico, no, non lo dice. A me tutta questa storia di personalmente mi ha sempre fatto un po' da paraculo, no? Però sì, allora ci sono tutti e due gli aspetti. È chiaro che non sono immuni alla paura, il senso dell'onore non è così radicato, si parla anche nelle chanson de geste. Anche per metterli un po' in cattiva luce, i cavalieri che si cagano nell'armatura, no? Quindi è Vabbè, chiaro noi abbiamo avuto che. compagni che hanno tranquillamente pisciato nell'armatura, quindi comunque vai. Voglio dire, per la paura, ma voglio dire, non mi sembra una cosa così inumana, no? Mi sembra che rientri perfettamente nella normalità. Ma sì. Tant'è Dall'altro che lato. poi, se ti ricordi, c'era il punto in cui erano in nave, li avevano raggiunti, i Mori, poi li fanno prigionieri e in nave c'è uno che dice: ma secondo me noi dovremmo affrontarli e farci ammazzare tutti, così stasera ceneremo nel Regno dei Cieli. E lui scrive: sì, ma noi non l'abbiamo mica ascoltato.
Però se tu eri andato alla crociata, eri un cristiano, la logica doveva essere quella di quello lì, non l'abbiamo mica ascoltato. Allora, guarda, questa è una cosa molto comune nel Medioevo, nel senso che poi l'Ottocento romantico le ha prese per buone, no? Però a volte anche nei consigli comunali delle città trovi, ad esempio, per i prigionieri, no? Qualcuno che propone dei provvedimenti davvero medievali in senso negativo, in senso ottocentesco, no? Sì. Le propongono, però poi c'è sempre la maggior parte che dice ma sei scemo, no? E va a finire anche in quei casi lì con sonore multe o spesso anche a tarallucce vino, insomma, in molti casi, però c'è chi lo propone, ma è un po' come ora, cioè ne sentiamo di cotte di crude, di gente che propone la ogni, no? Anche in Parlamento, e poi bene o male si arriva a più miti consigli. No, è sempre la stessa storia, non è diversa da quella. Allora, scusa se ti interrompo un attimo, ma per dirigere un po' il discorso, come non abbiamo tempo infinito. Quella faccenda delle crociate è la stessa cosa, ci sono questi, esatto, che arrivano invasati e già i loro compagni lì sta un po' calmo, però poi là in Terra Santa ci sono i Pulander, ci sono quelli, i cristiani nati di seconda generazione, che iniziano anche a tenerli molto al guinzaglio, quelli che arrivano così invasati, no? Va bene, allora, ti volevo chiedere un cenno su una figura storica che mi ha un po' incuriosito e a cui tengo anche, se me ne sai dire. Non so se hai mai visto il famoso film con Heath Ledger, Il destino di un cavaliere, no? In cui lui, quando deve dire chi è, dice sono Ulrich von Liechtenstein da Gelderland, no? Il fatto è che questo Ulrich von Liechtenstein è esistito davvero, e da quello che sono andato a vedere era famoso perché si faceva un casino di tornei ed era uno, ma in un periodo in cui la cavalleria stava un po' declinando, che comunque lui ci teneva all'onore cavalleresco, alla cavalleria e ai tornei. Quindi sai dirci qualcosa, anche se non di troppo approfondito, su questa persona, anche perché è un film che molti hanno nel cuore. Sì, allora, è un film interessante perché un po' quella tifoseria fatta a tipo stadio contemporaneo è un po' lo spirito dei tornei di fine 400, inizio 500, soprattutto in Inghilterra. In Inghilterra dal 400 c'è la tradizione di questi tornei, dalla fine del 300 a dire il vero, con il principe nero, c'è questa tradizione di tornei dove i torneanti diventano un po' il corrispettivo delle nostre star. E alla fine del 400 c'è, non è solo l'Inghilterra ma anche la Germania, l'impero, soprattutto la Sassonia, la Turingia, Liechtenstein, eccetera, hanno dei grossi tradizioni di tornei magnifici. Addirittura proprio un Liechtenstein fa scrivere un grandissimo trattato quattrocentesco sui tornei, con tutte le regolamentazioni, anche i tipi di armamenti che ci devono essere, eccetera, eccetera, eccetera. E lui, io ora la sua figura non la conosco approfonditamente, perché le fonti poi sono prevalentemente in tedesco e come se mi occupo più dell'Italia, però lui è uno di quelli che partecipa a tantissimi tornei e devo dire, questi principi tedeschi, una curiosità, adottano dei motti sui loro scudi. Ora questo non è il suo, ma è molto simile al suo, sono degli scudi già con l'imboccatura per far passare la lancia, concavi, eccetera. E in uno molto famoso, conservato alle Royal Armouries, a Leeds, tedesco, ora non è il suo, però è di quell'epoca, c'è scritto ti sfido, ti sfido, ti sfido, ti sfido, e sarai battuto. Lungo il bordo di tutto, ti sfido, ti sfido, ti sfido, al centro, e sarai battuto. Bene, bene, bello, bello. Qual è la allora di gioco? No, la domanda di Giorgio te l'ho fatta prima, quella lunghissima sull'armatura, poi non ha più scritto, spero che
Ah, ragazzi, spero che il fatto che non stiate scrivendo sia perché siete incantati da quello che diciamo e non perché magari vi siete distratti e state mangiando la pasta. Speriamo questa cosa qui. Allora, poi io ti avevo chiesto. I tornei che invece noi facciamo attualmente, quanto riprendono quei tornei là e quanto non c'entrano niente, cosa invece abbiamo azzeccato? Beh, naturalmente noi non andiamo in torneo con l'ottica di sapere che ci perderemo la vita, magari accettiamo che ci potremmo rompere un osso, quello è il massimo, però cos'è che c'è di simile e cos'è che c'è di diverso? Allora, intanto... Come diciamo l'altra volta, le armature più che le armi. Le armature, materiali diversi, rendono tutto diverso. Rende tutto diverso anche quello che si porta sotto l'armatura oggi. Questo non scordiamolo, è molto diverso. Ricordiamo che un camaglio sta praticamente attaccato alla bocca, non ha una grata davanti. Quindi quando tu prendi una botta sul camaglio, i denti li perdi. Questo è sostanza. E qui tanti denti nei teschi non li vediamo. E quindi c'è questo di molto diverso, prima di tutto. Il materiale dell'armatura, quello che si porta sotto, cambia diametralmente tutto. Dall'altro lato posso dire che probabilmente esula un po', anzi sicuramente esula un po' dalla tua domanda, ma va detto, guardatelo anche su internet, su YouTube, abbastanza realistici sono invece alcuni tornei a cavallo che si fanno soprattutto in Inghilterra. Un mio collega della Wallace Collection, Tobias Capwell, fa il torneatore a contatto pieno, anche lui ma a cavallo, e lo fanno con le regole quattrocentesche, sia uno contro uno con la lizza in mezzo, quindi lo scontro tradizionale classico, con le armi cortesi, eccetera, eccetera. Anche loro cosa cambia? Cambiano i materiali delle armature, perché sono armature fatte probabilmente dalle stesse maestranze, artigiani che fanno quelle da Burt, HMB o IMCF, no? Gliele fanno solo da cavallo. Quindi spendono molto di più. Spendono molto di più nel cavallo, perché il cavallo deve essere anche lì selezionatissimo. E poi però fanno anche il campo aperto, cioè la sorta, ora taglio con l'accetta, il burt a cavallo quattrocentesco, perché nel 400 si faceva anche deregolamentato, anche le dimensioni, misure, eccetera, in questi trattati che ti dicevo, si faceva con delle spade che in realtà erano delle mazzette di legno a forma esagonale, con un'armatura di ferro, cambiava l'elmo, insomma un'armatura particolare anche lì, che permetteva maggiore visuale rispetto allo scontro con la lancia, e quel tipo di torneo con queste spade di legno si può fare, lo fanno ed è realistico. Ovviamente anche lì non si può fare quello a campo aperto con le lance, eccetera, perché quello sì che crea incidenti anche mortali, eccetera. Uno contro uno a cavallo si fa abbastanza realisticamente, questo con le mazzette realisticamente. A piedi, diciamo che l'altra cosa che cambia sono quello che dicevi tu. Cambiando il tipo di armamento, è chiaro che denota anche un'attenzione alla propria sicurezza, maggiore. E questa è forse la cosa che cambia, maggiormente. Contando che comunque anche in alcuni burt molto violenti, ne conosco uno d'inizio, proprio 500, fatto a Ivrea, organizzato dal, Duca di Savoia, che a un certo punto un torneo alla barriera, quindi un scontro molto violento, uno dei contendenti prende una botta, dice il cronista che a mezzogiorno gli hanno fatto vedere le stelle, sanguina in testa, lo portano via, sviene, dopo un po', qualche ora, rinterrompono il torneo per far vedere che questo l'hanno rattoppato, sta bene, è sceso, si è fatto vedere con la benda sulla testa, hanno applaudito. E quindi tutti sollevati, eccetera. Quindi c'è apprensione per il torneo, però questo piccolo episodio a me fa pensare che lui scendendo in campo a farsi vedere, probabilmente tutti si aspettavano che avesse tirato le cuoia o fosse lì per lì per tirare, no? Capito?
Quindi Va l'incidente mortale noi non siamo pronti e chiaramente non lo accettiamo bene. No, ma nemmeno io per dicevo, nelle modalità di esecuzione c'erano come le facciamo noi, nelle mischie. la modalità di esecuzione anche lì molto andava per resa, non per atterramento, ad esempio. Molto, ad esempio, alcuni dei giochi più antichi sono per buttare fuori dalla lizza, dal campo di gioco, ad esempio. No? Cioè, diciamo, sono tutte soluzioni che richiedono abilità diverse. Però il burto, come diciamo, la regola HMB o MCF, c'era ed era così, anche lì però più spesso alla barriera. Cioè c'era sempre comunque una barriera che li divideva, era il passo d'arme, si chiamava, cioè simulava una situazione d'assedio. Fuori dalle porte dei castelli e delle città assediate, per dare un po' di agio, di sortita, si mettevano delle barriere per non far avvicinare gli avversari. Quindi cosa succedeva? Uno scontro durante un assedio di guerra vero era spesso a queste barriere, c'era chi lo doveva forzare. E quindi si simula questo fino al tornare alla barriera cinquecentesco con l'asticella. È una sottocategoria del Burt, poi alla fine anche quello. Ho capito. Nel medioevo si Allora, chiama il abbiamo qualche domanda. Una che ho tralasciato prima, mi ascolta, scuserà il nostro spettatore. Nicola ci chiede, per partecipare ai tornei bisognava pagare una quota di iscrizione? No, 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 no. Dicevamo prima, soprattutto questi tardo quattrocenteschi e cinquecenteschi sono una festa che ha un mecenate. Quindi è proprio il fatto di andare lì gratuitamente e vincere un premio che esalta la figura dell'organizzatore. Sì, E penso che in molti questo avrebbero storto il naso all'idea di dover anche pagare per partecipare al torneo. No, ma non è quello, ma guarda, ora io non dico una castroneria, forse l'avrebbero anche fatto, chi va a sapere. Però il discorso è che proprio è un concetto diverso, e in questo senso forse più vicino ai giochi romani. I giochi romani hanno un organizzatore che deve dimostrare pane e circense, deve dimostrare di essere ricco e far distrarre la gente. In questo senso il torneo un pochettino gli può somigliare, il torneo 4-500esco, ma anche quelli più antichi, c'è un organizzatore e proprio il fatto che lui paghi per tutti è l'attrattivo. Ecco, esatto. Quindi organizzatori dei tornei, niente quota di iscrizione. Siamo storici, dai. Poi ci chiedono i monaci guerrieri. Quindi penso che parli Gli ordini cavalieri di l'ordine cavalleria. degli ospitalieri, l'ordine di San Giovanni e quelli che poi saranno noti come templari, anche se non si chiamavano così, facevano i tornei. No, 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 anzi, 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 con la proibizione della Chiesa loro sono proprio all'opposto dei tornei. Quello che non è proprio la loro regola, ma un po' il manifesto, lo scritto di San Bernardo, loro fanno proprio tutto l'opposto di quello che fanno i cavalieri secolari. C'è la condanna già all'epoca, già nel XII secolo, da parte della Chiesa, fine XII secolo, seconda metà dei tornei, e quindi loro sono contrarissimi. La virtù di un uomo si dimostra in altro modo, anche combattendo, ma combattendo contro i pagani. Vi dico a questa ascoltatrice, spettatrice che ha fatto la domanda, figuratevi addirittura che per i nobili uno degli spassi maggiori era poter andare a caccia, no? Ai templari era proibito dalla regola andare a caccia, se non c'era la particolarità, potevano andare a caccia dei leoni. Nel senso, se proprio vuoi andare a caccia, vai a cacciare i leoni piuttosto. No, è consentito anche per sostentamento? Per sostentamento, non doveva essere per lo sport, diciamo, per il. Probabilmente leoni, perché dove si trovano loro? Ancora in Anatolia, probabilmente ce n'erano tanti, nell'attuale Turchia. Il leone. Probabilmente ce n'erano ancora tanti, e perché probabilmente aggredivano esattamente
come i saraceni. Anche ora nella savana, nelle riserve, non so se vedi i documentari, nelle riserve, quando c'è i leoni, anche i ranger ci passano. Sì, è giusto. Devi essere un po' stronzo per dare da fastidio ai leoni. Comunque, Però se ti vanno su allora. una pista e tu devi proteggere a caccia di leoni, puoi andare. Esatto. Allora, come sempre, gli altri fanno la domanda a due o tre righe, Giorgio, sette, otto righe di domanda, va bene, dai. Allora, facendo riferimento a una cosa detta prima, sul fatto che la nobiltà veniva acquisita anche in battaglia e legandosi sempre a personaggi storici, volevo chiedere se il personaggio di Rodrigo Diaz può essere un esempio lampante di questa cosa. Se non erro, iniziò la sua ascesa proprio durante un torneo. Chi è Rodrigo Diaz? Francamente lo ignoro anch'io, Rodrigo Diaz, chi sia. Ok, ma lo conoscerà solo Giorgio. Però la risposta è sì, cioè anche grazie al torneo ci si poteva elevare di rango, però Ah, parliamo. è il personaggio storico è il Cid Campeador. Ah, sì, ok, ci siamo, ci siamo. No, allora sì, nel momento in cui viene scritto il Cid, è ancora un momento in cui, soprattutto nella penisola iberica, che ha anche ora un'altra situazione diversa dall'Italia, dalla Germania, c'è la Reconquista, che è un fenomeno particolarissimo, molto diverso da come ci si lo immagina normalmente, e c'è ancora una fluidità. Si chiama fluidità sociale, nel senso che non è facilissimo diventare nobile, però è possibile a determinate condizioni. E una di queste condizioni è saper combattere e avere un valore nel combattimento. Quindi il torneo può aiutare a dimostrare questo valore e quindi a essere accettato più facilmente dagli altri nobili. Cioè parliamo sostanzialmente, per capirci bene, parliamo di una cosa che non è una casta, ma è una classe sociale chiusissima. Non è una casta, ma è qualcosa che gli va abbastanza vicino. È un club, parliamoci chiaro, è un club. È un club che non guarda nemmeno più a un certo punto la ricchezza, ci sono anche poveri lì dentro. Sono uniti dal fatto di essere Ok. cavalieri, no? Quindi sono, per capirci, sono veramente snob e quindi guardano malissimo tutti gli altri. Ottone di Sì. Frisinga, della nobiltà italiana, del fatto che in Italia sia così facile diventare nobili, diventare cavalieri e quindi nobili, cioè quando si fonde il concetto di nobiltà e cavalleria. Perché sono due cose un po' distinte, cioè per molti anni sono diverse, sei cavaliere ma puoi non essere nobile. In quegli anni lì, siamo alla metà del 1100, iniziano a fondersi due concetti, per Ottone di Frisinga, zio del Barbarossa, è scandaloso che in Italia si dia così facilmente la dignità cavalleresca a così tanta gente, no? Quindi sono fondamentalmente snob, qui è difficile entrare. Però se si entra a soprattutto quello è uno dei requisiti importanti. E il torneo aiuta. Preciso che verso l'inizio comunque del XIII secolo, all'inizio del 200, la situazione inizia a chiudersi. È difficilissimo diventare poi nobile, soprattutto per meriti di guerra. Va bene, va bene. Allora, andiamo alla fase conclusiva del nostro incontro. Ci sai consigliare delle letture che parlino un po' dei tornei? Dici un po', Allora, qualcosa che se sia anche alla portata di noi comuni mortali ignorantoni. mi scusate, lo prendo proprio e ve lo faccio vedere. Un libro di qualche anno fa, molto molto interessante, scritto da, non so se si vede, La festa Lucio in Balestra. Arno, Lucio Balestracci. Duccio Balestracci è uno storico molto importante dell'Università di Siena, è uno storico che ha anche una grossa attenzione per la storia medievista, per la storia militare medievale, e qualche anno fa so che è stato riedito, io ho questa edizione qui, scrisse questo libro dal taglio divulgativo, è un libro molto interessante.
molto godibile, un libro per dire si può leggere anche per la buonanotte, insomma. No, bene. Però è molto preciso, pieno di informazioni, c'è anche un apparato iconografico che è sempre carino, che fa capire un po' meglio le cose, sempre un po' di immagini, Bene, bene. e racconta un po' tutto quello che ci siamo detti oggi, anche delle sassaiole, c'è un bel capitolo anche sulle sassaiole, eccetera, eccetera. Da lì io vi consiglio poi di seguire la bibliografia che ha al fondo, perché cita a volte degli articoli che ora trovate anche online. Va Adesso si bene. trova molto online. L'altra cosa che consiglio, soprattutto per l'aspetto italiano, eccetera, vi avevo consigliato l'altra volta tutti i libri di Aldo Setia, tra cui l'ultimo che vi ho fatto vedere. Io vi consiglio, per chi lo trova, anche il primo libro, che è del 95, ma si trova ancora. È Comuni una in raccolta guerra. Comuni in guerra, sì, è uno dei tanti libri di Aldo Settia dedicati alla guerra medievale, soprattutto in particolare in Italia, e questo ha anche dei bei capitoli sui tornei, sulle sassaiole, eccetera, se ne Bene. parla in questo libro. Va bene. Poi una cosa che, se mi permetti, volevo annunciare. Sta per uscire la Società Italiana di Storia Militare, ha dall'anno scorso aperto una nuova rivista online, scientifica, Sì, che accademica. ne parlavi prima quando ci eravamo sentiti, sì. E si chiama Nuova Antologia Militare, acronimo NAM. Se digitate NAM della Società Italiana di Storia Militare al sito lo trovate. E NAM è una rivista dedicata alla storia militare, mentre Armi Antiche, l'altra rivista che curo, è dedicata prevalentemente alle armi e agli armamenti. Nuova Antologia Militare si occupa proprio della storia militare, quindi di tutti gli aspetti, dalle istituzioni alle tecniche di combattimento. E ogni fascicolo tratta di un'epoca, quindi abbiamo i fascicoli sulla storia militare dell'età antica, sulla storia militare di età moderna, di età contemporanea, e nei prossimi giorni uscirà quello sulla storia militare medievale che ho curato io con altri tre colleghi, Antonio Musarra, Peter Sportato e Fabio Romanoni. E ci sarà anche un articolo di Settia, peraltro, che parla di un tipo di combattimento a cavallo che faceva anche in maniera lunga, che è per chi fa burt e che per chi fa i tornei a cavallo è interessantissimo, perché era una lotta che io confesso non conoscevo, una lotta a mani nude a cavallo con l'armatura. Bello, bello. Allora, questo volume della rivista NAM ha un tipo volume di gennaio 2021? È il fascicolo 1 del secondo anno. Io, se vuoi, dopo ti giro il link, così puoi divulgarlo. Sì, Quando assolutamente, assolutamente. tempo, se vuoi, cercate, digitate Società Italiana di Storia Militare, NAM, Nuova Antologia Militare. Andate sul sito di NAM e trovate già i fascicoli che sono usciti nel corso dell'anno, che sono storia antica, storia moderna e storia contemporanea. Ora esce questo di storia Va medievale bene. e continua il ciclo con tutte le Ah, chiedono il costo. Da quello che mi avevi detto tu, si scaricava anche gratis online, epoche. È una rivista scientifica online che ha il numero 2, vi spiego. Ogni articolo, prima di essere pubblicato, viene vagliato da due esperti internazionali che ne approvano o ne consigliano le modifiche. Solo dopo viene approvato, no? quindi è un articolo molto controllato. Poi viene controllato ovviamente dalla redazione, da noi, curatori, eccetera. Quindi ogni articolo dà informazioni, quelle che sono attualmente le informazioni che reputiamo più corrette, le teorie che vanno per la maggiore. Però si scarica gratuitamente. Va bene, si carica gratuitamente, bella cosa. E Poi hai da. ha tutta una sezione anche di recensioni,
di recensioni di libri dove si consigliano libri recenti sulla storia, in questo caso militare mediorientale. Bene, 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 meglio ancora, interessantissimo, bene, mi fai proprio felice. E hai qualche film da consigliarci dove secondo te l'aspetto dei tornei è stato rappresentato abbastanza fedelmente, abbastanza in maniera interessante, oppure... Sì, allora, sono sempre lì, sai, mi divertono a me queste cose perché a volte negli scherzi c'è la verità e spesso non si è più seri come durante il gioco. E un film che consiglio è quello che evocavamo prima, Il destino di un cavaliere, che Lo volevo consigliare. l'ha visto con quell'ottica lì, cioè dei tornei dell'ultimo periodo, soprattutto della realtà inglese e tedesca. Che è molto interessante. C'è la figura del principe nero, eccetera, quindi è un po' anacronistico perché il principe nero muore un po' prima, anzi quasi 100 anni prima, 80 anni prima, però diciamo che lo spirito lo rievoca bene. Rievoca anche bene l'aspetto delle armature. Cioè, a un certo punto il fatto donna che fa l'armatura per il torneo, cosa gli fa? Gli fa un logo. Gli fa il logo della Nike, in sostanza. In realtà è una realtà storica vera, è il marchio di fabbrica. Tutte le Sì, armature che hanno il marchio di fabbrica, che è una realtà molto interessante, anche molto ancora misteriosa per certi versi, però ogni marchio identifica un artigiano, comunque una bottega. Quindi questo film gioca anche su queste cose qui. Per altri versi consiglio sempre il primo Brancaleone, perché dove vanno a trovare questa compagnia di poveracci che vuole prendere questo feudo di cui sono entrati in possesso illecitamente di una pergamena di proprietà di questo feudo? Hanno bisogno di un cavaliere, loro sono dei Sì, popolani. vanno a prendere il Ecco, torneo. dove vanno a trovare il cavaliere povero che ha bisogno? Durante un torneo. Sì. Perché sì, durante i tornei vanno tutti disperati in cerca di 2 lire. Esatto. Che tra l'altro, anche se era un disgraziato, era anche abbastanza bravo Brancaleone, poi. E poi, come libro, consiglio sempre, sempre, sempre Guglielmo il Maresciallo, perché l'aspetto dei primi tornei è descritto, oltre che in maniera divertente, perché poi dice una frase Georges Duby: quando Guglielmo il Maresciallo inizia a vincere, a fare i soldi, dice che comunque alla fine della giornata di torneo, anche se aveva guadagnato tanto, era comunque sempre povero come prima, perché in un'epoca in cui, e cito testualmente, bevevano come spugne e mangiavano come lupi, offrendo a tutti, aveva finito tutta la vincita del torneo entro la mattina dopo. Scusa, tu hai detto Guglielmo il Maresciallo, ma nel senso uno scritto di Guglielmo il Maresciallo Il libro oppure... Guglielmo Maresciallo, il libro di Ah, il Giorgio libro Dubì. Guglielmo di Dubì. Che si scrive Dubì proprio. Dubì Ilunga. Ah, ok. Dubì, Comunque, guarda. Guglielmo Maresciallo Dubì lo trovi subito su internet. Perfetto. E peraltro Questo il libro sicuramente che mi ho visto. sento perché a me Guglielmo Maresciallo come figura ha sempre affascinato. Ma Poi, se permetti... peraltro il libro, come La festa in armi di Duccio Balestracci, so che sono uscite anche le edizioni economiche recentemente, quindi anche un piccolo regalo che potete Bene. farvi. Poi, se permetti, volevo proporre anch'io un film ed è un film che si intitola C'era una volta con la grandissima Sofia Loren, che è ambientato nel Regno di Napoli durante l'occupazione spagnola, quindi stiamo parlando di 1500 addirittura, però c'è un pezzo in cui uno dei protagonisti si prodiga in un torneo a cavallo che è molto interessante per la modalità di esecuzione, anche i costumi sono fatti molto bene, oltre al fatto che è un film che ti dà un bello scorcio sulla realtà del tempo, è anche molto folcloristico, è bello da vedere, dai. E niente, poi volevo annunciare, se permetti, un paio di progetti e chiederti se volevi collaborare tu a uno. A me era venuto in mente per i prossimi incontri di fare delle mini rubriche sulle armi, le armi tamarre. Ci sono un casino di armi medievali che tu le guardi e ti viene in mente,
ma come le hanno partorite queste? Quanto avevano bevuto gli armaioli per volerle costruire così? Quindi la mia idea era preventivamente sottoporti la fotografia di un'arma e poi ci facciamo un incontro in cui ne parliamo. Ad esempio, sono una delle mie passioni. Questo è un libro, è un libro in tedesco, sono le armi combinate, che sono una delle mie passioni. Sono armi soprattutto 5-600, dove in un'arma sola combinano pistole, pugnali, scuri. Esatto. Cioè la pistola a spada, la spada a balestra. Quello scudo dove puoi infilare tutto il braccio che è pieno di spuntoni, che sembra un incubo di Skyrim, non lo so. Meraviglioso. Quindi se l'idea è fisica, se vuoi preparo anche due slide. Esatto, se l'idea ti stuzzica lo facciamo. E io anzi vi propongo ai nostri spettatori, proponetemi le armi più strane, che reali, di cui c'è una fotografia di un'arma di un museo, una fonte storica iconografica reale, ci dite in che museo si trova ed il periodo di cui è, e noi magari ne parliamo, dai, che potrebbe essere molto interessante. A volte si vedono nelle armerie, in molte armerie dove ho lavorato, succedeva, che sono anche rimaneggiamenti ottocenteschi, sì. Spesso. Quindi, ma potrebbe anche essere interessante sapere per rimaneggiamento. Ad esempio, a me, quando hai detto nei tornei nell'Ottocento con le armature cinquecentesche, cioè mi sembra meraviglioso. Questi signori col cilindro, il monocolo, che si tirano via il giacchetto, si mettono l'armatura a piastre del Cinquecento, è meraviglioso. Sì, andava così. Poi, spero che il signor Antonio De Zio ci stia seguendo ancora, perché un altro progetto che avevo in mente era prendere quelli che storicamente sono i fondatori di alcuni dei gruppi di rievocazione storica più vecchi d'Italia e chiedergli un po' della loro storia, fargli delle interviste per sapere come hanno iniziato, il perché si sono interessati a questa cosa, in maniera magari da riuscire a ricostruire un po' la nascita della rievocazione storica attuale in Italia. Volevo fare un pochino questa cosa anche per conoscere dei personaggi e vedere un po' come si è arrivati a voler rifare questa cosa, come la stiamo facendo attualmente. Quindi poi glielo riproporrò se è ancora... Ha scritto volentieri, grande capitano, lo sapevo che potevo contare sul capitano, bellissimo questa cosa, dai, poi ci mettiamo d'accordo. E niente, adesso te l'avrei voluto chiedere durante l'intervista, però ci sta finendo il tempo, una cosa, se... Allora, io ho questo libro, I Gladiatoria, ok? Che in pratica è un manuale tedesco di scherma di scherma medievale, no? Sì, dove ci sono delle cose abbastanza bizzarre, tipo l'immagine dove c'è il cavaliere che svita il pomo della spada e lo tira in faccia all'avversario, oppure dei signori che combattono con degli scudi che sembrano delle porte con una maniglia per poterli sollevare e delle armi abbastanza strane. Quella è un tipo di combattimento tedesco, si trova anche in altri trattati, e di duello. Abbastanza bizzarre, poi penso che sia del Cinquecento questo manuale, però è abbastanza bizzarro se riusciamo a parlarne, perché mi sembra un po' strano. Conosco meglio, allora, il Talofer, che è un po' la matrice, è tardo quattrocentesco ed era davvero un duellante di mestiere, non sono tanto sul torneo, quei trattati tedeschi, quanto sul duello proprio, che poi sia rituale, sia giudiziario, sia sportivo, gli importa poco lì. E ci sono delle armi molto curiose, ad esempio quello scudo porta lo trovi in diversi trattati di quell'epoca, lì tedeschi, che sono a cavallo tra gli ultimi decenni del 400 e i primi del 500. Sì, ma era per i duelli, non andavano a combatterci in guerra con quella cosa, vero? Spero. No, era per i duelli. L'omologo ingombrante, l'omologo tedesco del mazzascudo del gioco del Ponte di Pisa. Ok.
Comunque, se poi hai voglia, volevo parlare un po' insieme a te di questo manuale, perché poi si trovano delle cose abbastanza strane, tipo c'è un passo in cui, parlando di questo scudo che, come hai visto, ha degli angoli acuminati, dice: e una volta che l'avrai infilzato con lo scudo nella sua virilità, quindi nelle parti basse, tira in alto, gira e strappa, perché magari lui cerca di risponderti. Io mi immagino con quale coraggio uno a cui stai divelgendo i gioielli di famiglia abbia ancora in animo, in corpo, il coraggio di rispondere al tuo attacco. Quindi, se poi riusciamo a parlare di questo incubo medievale, sono contento. No, ma sono diversi, sono tanti che considerano queste cose. Addirittura Talofer, ci sono delle donne in Talofer che hanno una in particolare, un'arma particolare, che sembra essere un lenzuolo con una pietra dentro che usa anche per bloccare i colpi degli avversari e colpire con l'altra parte come se fosse una mazza legata a una catena, no? E questa donna, peraltro, si vede anche con quest'arma duellare dentro il recinto, ma dentro una buca. Il suo avversario è fuori e lei riesce a prendergli con un lembo, quello senza la palla di quest'arma, avvinghiargli il polpaccio, squilibrarlo e colpirlo con la palla. Ce ne sono diversi. Meraviglioso. Ragazzi, il medioevo non finirà mai di stupirci. E se posso lanciare un consiglio alle persone che si appassionano di questa cosa, come dicevamo prima, ci sono queste cose che a noi scioccano, ma che poi, se vai a rivederle con l'ottica del tempo, hanno un senso, vengono giustificate e riesci anche a non trovarle più così strane. Ecco, io sono contro questa cosa. No, continuate a trovarle strane e rendiamoci conto che questi erano un po' picchiati di testa, perché così è molto più divertente. E con questo augurio vi saluto tutti quanti. E vi do appuntamento alla prossima volta. Spero che abbiate gradito. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Ciao.